Commozione, tanta. Lacrime e abbracci. Il tempo, per le 24 famiglie italiane adottive, si è fermato ai piedi della scaletta dell'aereo militare che ha portato in Italia i loro 31 bambini. L'aereo dell'aeronautica militare proveniente da Kinshasa è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 10.35. Loro, i piccoli, con gli zainetti dai colori accesi sulle spalle, si sono gettati fra le braccia dei genitori, consapevoli che da oggi la loro vita è davvero cambiata. Laura, una delle mamme, ha riabbracciato le sue due bambine. Le bambine più belle del mondo, secondo me. Quanti anni hanno le due bambine? 7 e 8 anni. Come si chiama? Lea e Rascella. Come le ha trovate? Bene, erano contente, avevano il loro zainetto, poi credo che ci sia stata di una cosa. Erano contente. In rappresentanza del governo, il ministro Boschi ha accompagnato i bambini nel loro viaggio in aereo. Siamo a loro che stiamo a fare festa con le loro famiglie. È stato un lavoro impegnativo da parte di Palazzo Chigi.